Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico. Si contenga. No. Caro Presidente Berlusconi, da troppo tempo stai violando i limiti che la legge e il buonsenso impongono a chi ricopre ruoli pubblici di primo piano. No. Sono 16 anni che lei, Presidente Berlusconi, racconta frottole. Lei è uno spregiudicato illusionista. No. Berlusconi porta la responsabilità di questo snaturamento del confronto, facendolo diventare inutilmente provocatorio. No. Sono basita dalla violenza di Silvio Berlusconi. No. Berlusconi è un istigatore, questo lo voglio ripetere, Berlusconi è un istigatore. No. Berlusconi è indispensabile. Siamo convinti porterà a una vita nuova per Napoli, che vorremmo ritornasse presto ad essere non la città che appare sugli schermi di tutto il mondo, ma la città della bellezza, dell'arte, della cultura. Buonasera, Concita Sannino di Repubblica. Presidente, lei ha parlato di vita nuova per Napoli e la Campania. No, non ho detto vita nuova. Sarà vita nuova, ha detto. No, non ho detto vita nuova. Sarà vita nuova, ha detto. No, non ho detto vita nuova. Tu usare questo. Si svegli, Presidente. 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 Toto, guarda quante auto in fila che suonano. Deve essere il matrimonio di persone importanti. Ma quale matrimonio? Quelle sono auto blu che accompagnano qualche politico al Parlamento. Toto, accanto a me si è fermato un'auto blu con uno seduto dietro. È un politico? Di sicuro. Descrivimi com'è fatto e provo a capire di chi si tratta. È lungo, lungo e secco, con un'aria di chi si è appena scetato. Ma questo è facile. È Fassino. Toto, le auto si stanno muovendo. Finalmente. Fa troppo caldo. Si svegli, Presidente. Si svegli, Presidente. Si svegli, Presidente. Si svegli, Presidente. Il nostro è da sempre il governo dell'ascolto e dell'apertura. E del bunga bunga. Fa troppo caldo. E ora passiamo alle dichiarazioni del ministro Maroni. Capo della Camorra, Antonio Iovine, latitante da 14 anni, arrestato dalla squadra catturandi di Napoli. Don Miguel! Ma questo ministro ha intenzione di arrestarci tutti. Io non sono Iovine. A me non mi prenderà mai. Parola di Michele Zaccaria. Fa troppo caldo. Parliamo ora della protesta studentesca a Roma sulla riforma Gelmini. Sì, ministro Maroni. Stiamo cercando anche nel sottosuolo il latitante Michele Zaccaria. Stiamo utilizzando escavatori e bulldozer. Non avrà nessun scampo. Toto, ma che sta succedendo? Sono gli studenti in protesta. E perché protestano? Perché gli è stato rubato il futuro. E chi gliel'ha rubato? Si chiama Gelmini, ma loro la chiamano affettuosamente col nome di quell'antica città dell'Asia Minore. Non mi toccate, bastardi! E chi ti sta toccando? E chi ti sta toccando? Toto, ma da chi stiamo andando? E te l'ho detto già due volte.
che capo in merda che tiene. Stiamo andando dal latitante Michele Zaccaria. Il braccio destro di Sandokan? Sì, quando Sandokan era ancora il capo dei casalesi. Az, e mo chi è il capo? E ti devo sempre ripetere le stesse cose, è Zaccaria. Az, Dodò, ma sto Zaccaria latito sopra il comando di polizia. E certo, così i poliziotti lo proteggono da eventuali attentati. C'è una fila lunga, mi sa che faremo una bella attesa. Speriamo che non arrivino gli studenti in protesta. Non ti preoccupare che i nostri poliziotti sono cazzuti. Diciamolo, non abbiamo nulla da temere. Uè, trota! Dai, vieni! Dai, che siamo in ritardo! Muovi la coda! E ora diamo la parola al nostro presidente del consiglio. Le accuse che hanno formulato nei miei confronti sono totalmente infondate e addirittura risibili. Il dirigente della polizia, che sarebbe stato concusso da me, nega di esserlo mai stato. E la persona minorenne nega di avere mai avuto né avance né tantomeno rapporti sessuali e afferma di essersi presentata a tutti come 24enne, fatto avvalorato da numerosissime testimonianze. Cari amici, la mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto sia difficile avere rapporti con una donna. Perciò nel corso della mia vita ho pagato per avere decine di migliaia di prestazioni sessuali e sono orgoglioso di averlo fatto e continuerò a farlo. A me piace, lo sapete, commettere ogni abuso senza mai, mai doverne rendere conto. Ma è troppo caldo. Dodo, ma cosa ne pensi di Putin? È definito un despota. E cosa ne pensi di Kim Jong-li o come azzo si chiama? È un vecchio flaccido. E si dice Kim Jong-li. E di Gheddafi? Fa uso di Botox. E Kazai? Paranoico. Toto, sarebbe bello metterli tutti assieme, chissà cosa uscirebbe fuori. È semplice, Berlusconi. Ora vedo del giornale. Ho qui con noi il nostro direttore. Direttore, abbiamo appena ascoltato il discorso del Premier. Lei cosa ne pensa? Io dico senza metafora che questo signore, io non lo so se ha merito e titolo di poter sedere in un Parlamento, non mi riguarda, non voglio salire in catena, non voglio dare giudizi su questo personaggio. Le parole che ha utilizzato non sono degne di un paese civile. Ma è troppo caldo. Vi ha visto qualcuno? No, solo il poliziotto a piano terra! Ah, bene, entra! Ma è troppo caldo! Don Michè, il mio capo, Don Vittorio, le manda i suoi saluti e le manda a dire che ne partiranno 10 e tutti pieni di nero. Va bene, potete andare. Ma è troppo caldo! Ok, Don Michè, buona giornata! Ma è troppo caldo! Toto! Ma la donna di Zaccaria mi sembra un pochino cretina. Infatti, Zaccaria l'ha conosciuta Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ed ora vediamo un'intervista a Roberto Salvini. ...del governo contro i manifestanti sono... Non so a chi rivolgermi. Io non posso chiedere aiuto nemmeno che ne so al Papa. Che mi fa paura solo a nominarlo. Il primo Papa supereroe. No. Singer, pimpia di fuoco, acqua santa perforante, arma segreta finale, ruini, ruini, ruini.
è tale e quale identico all'imperatore delle tenebre di Guerre Stellari. Immaginatevelo nero con la musica. Na 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 na. Gigi, aspettami qua. Vado a comprare un pacchetto di sigarette. Ok, Dodo. Aiuto, aiuto. Ho detto tutti fermi, non me lo fate di più. Va bello, mettete in ginocchio. Amico mio, hai sbagliato persona. Aiuto. Cos'è il ferro, t'accoppo. Stai calmo e butta aiuto, tu la pistola. No, tu. Allora non hai capito, mi stai facendo innervosire. Aiuto. Butta tu la pistola. Aiuto. Io non più ordini da nessuno, poi sei fermo. Sto perdendo la pazienza. Mi assumo la responsabilità della sconfitta. Così Barack Obama il giorno dopo le elezioni di medio termine. Sentiamo Alessandro Bortoloni. Sul tema sanità Obama non intende cedere. Così come andrà avanti sull'immigrazione, sull'educazione, sull'integrazione dei gay nell'esercito. And I think American people are hungry for something different and can be mobilized around big changes. Not incremental changes, not small changes. یک ضرورت غیر قابل در جهان هستیم. Butta tu la pistola. No, tu. No, buttala tu. No, tu. Ma quella è la Santanché. Ora mi avvicino e le chiedo un autografo. Salve onorevola. E una zoccola. Ma come si permette? E che ho fatto di male? Ma lei lo sa che è un comportamento da mafioso? No, ma quale mafioso? Io sono un camorrista. Ignazio, mi hanno insultata. Guardate tutte, c'è una zoccola che viene verso di noi. Ignazio, ma anche te? Ma lo sai che è un comportamento da mafioso? Ma basta, non se ne può più. Ma io me ne vado a casa. No, tu. No, buttala tu. No, tu. Mo' basta. Mo' ser fero. Te lo ripeto per l'ultima volta. Butta la pistola. No, tu. No, tu. No, tu. No, tu. Non ce la faccio più a sentirla lamentarsi. È da tiro a bersaglio. Asecchi tu. No, accirala tu. E poi vattene. Olè, finalmente. Non se ne poteva più. Jetzt brauche ich nur eine schöne Bunga Bunga, wenn die nachkochen. Haha. Armando, ho appena ricevuto la notizia che hanno ucciso la Ervolina a Roma. Il fatto è successo in un tabaccaio durante una rapina. Ah, una donna è morta Rosetta. Ah, era la mia migliore amante. Azz, la Ervolina era la sua migliore amante. E figuriamoci la peggiore come doveva essere. Guardate, guardate! Ma come vi permettete? Ma lo sapete che siete un branco di mafiosi? No, ma quali mafiosi? Noi stiamo studenti di rivolta! Ma allora, andatevelo a prendere con la Germini! Già fatto stamattina! Siamo studenti di rivolta! E noi siamo agenti antisommossa! Con qualche infiltrato!
Sì, bunga bunga, ma è un bunga bunga bingo. Tu bingo bungo? E io bingo bingo. Bingo bingo io, tu bungo. Toto, fermati un attimo. Ma che devi fare? Quello, sei una vergogna. E non mi guardare in quel modo, hai capito? Vesti uno schifo, non ti lavi, porti i capelli lunghi, vergogna. E poi la musica che ascolti mi fa schifo. Ma che musica è? La musica metallarica. È la schifezza della musica. Ma cosa vuole? Io non la conosco. State zitto, strunzi, ascolta questo. Vattene, core cartone. Tu che prima facevo buffone con tutte le guaglione. The black man has the blues. No one knew what they was gonna do, but Tchaikovsky had the news, he said. Let there be sound. Oh. Spogliate con me d'indastuletta, dammi quella che ogni volta suo padrone mi piglia. And everybody was a superstar with a semi-rich. Oh. Questa è Napoli sbandata, che fatica non c'è rata. Siamo tutti malamente, perché non teniamo niente. Oscè, e mo che è finito? Chiamo un gin. Totù, e mo dove stiamo andando? Ora dobbiamo andare subito da Don Vittorio e poi da lì ci recheremo subito nel Cilento. Totù, e che andiamo a fare nel Cilento? Allora non ne capite niente, Gigi. Dobbiamo smaltire i rifiuti tossici per conto di Zaccaria. Ma oggi non dovevamo accompagnare Don Vittorio all'incontro dei massonici? L'incontro con i fratelli massoni è per domani, Oscè. Salve, fratello massone. Salve, fratello. Ehi, ma sei caduto? No, a me piace scendere le scale sempre così. Fratelli, nell'attesa del nostro gran maestro venerabile, vi prego di fare silenzio. Salvatore, ritorna a prendermi tra un'ora. Siamo qui, fratelli, per valutare possibilità di intervenire alla protesta studentesca che sta martoriando Roma in questi giorni, effettuare un golpe alla Repubblica Italiana, destabilizzare l'Iran con agenti infiltrati nel partito d'opposizione e invadere Marte dichiarando guerra ai marziani e mettere una bomba nella slitta di Babbo Natale, perché anche lui è un comunista di merda. Fratelli, noi siamo la luce. Sì, siamo la luce. Sì, domineremo. Io sono una lampadina. Wow, frate, e io voglio essere una lampada alogena. Noi domineremo il mondo. Sì, sì. Noi, uniti ed in segreto, riuniremo tutte le nazioni in un unico governo mondiale da noi guidato e finalmente potremo uscire allo scoperto. Fratelli, l'incontro è finito. Salutiamoci. Oh.
dobbiamo prendervi per il culo. Diciamolo, a noi ci piace la carotide.